Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prosterrai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: il Signore, Dio tuo, adorerai. A lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. E anche, essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto: non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, buona prima domenica di Quaresima, come tutti gli anni la Chiesa ritiene essenziale mettere al centro il deserto, la tentazione nel deserto. Però vedrai subito, quest'anno la Chiesa proclama il Vangelo di Luca, molto interessante, fratelli e sorelle. Luca ha questo aspetto che sottolinea tantissimo e credo possa diventare l'obiettivo del nostro cammino quaresimale. Tieni conto le rinunce, il digiuno, la preghiera, la carità, tutto ciò che fa cammino di Quaresima, e sicuramente avrai già preso alcuni piccoli impegni tuoi, insomma ti sforzerai in qualche modo rispetto al digiuno, alla rinuncia, per le opere buone, la carità, per aumentare la tua preghiera lungo il giorno. Tieni conto, tutto però è verso un obiettivo, e tu dici: ecco, quale può essere l'obiettivo? Mi pare, Luca sottolinea tante volte, pieno di Spirito Santo. Senti, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano. Mi sembra che Luca, in quel pieno di Spirito Santo, ci dia l'obiettivo, fratello e sorelle. Obiettivo del nostro cammino quaresimale quest'anno è riempirsi di Spirito Santo. Luca lo ritiene a tal punto importante, prova ad andare a vedere il capitolo 1 già di Luca, vai a vedere. Dice: Elisabetta, piena di Spirito Santo, disse: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, a Maria. Vai un po' avanti, sempre capitolo 1, Zaccaria, pieno di Spirito Santo, marito di Elisabetta: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Tieni conto, ecco, mi pare questo possa essere il nostro obiettivo. Anche perché, fratelli e sorelle, la vita spirituale, questo è molto interessante, è tutta una dinamica di
vuoto pieno, di svuotarsi per riempirsi. Molto interessante. E infatti vedrai, vedrai che in questo deserto il diavolo, permettimi, è un cattivo cameriere che offre di riempirsi di cose che portano poi pian piano, se assecondate, alla morte, all'odio, alla paura. Non si arriva mai, fratelli e sorelle, subito alla morte, a odiare o alla paura. Non si arriva mai subito a queste cose, ma diavolo tenta in modo soft Gesù, pieno di Spirito Santo. Si allontanò dal Giordano, aggiungigli, dove aveva scelto l'umiltà. Sai che Gesù va a ricevere un battesimo di conversione, lui che non aveva bisogno di conversione. Va ad indicare l'umiltà, cioè lo svuotarsi per riempirsi. Era guidato, bellissimo, dallo Spirito nel deserto. Tieni conto, lo Spirito Santo, qui mi permetti solo questo piccolo accenno di teologia trinitaria, permettimi, se il Padre, Dio Padre, crea il mondo, dona tutto all'uomo, e se il Figlio viene a salvare l'uomo dal peccato, lo Spirito Santo guida, attenzione, infatti il Figlio, Dio da Dio, luce da luce, è guidato dallo Spirito Santo. Paradossalmente non è il Figlio che guida, Figlio salva, lo Spirito Santo guida. Ecco perché, fratelli e sorelle, fondamentale l'obiettivo di quest'anno del cammino quaresimale: riempirsi di Spirito Santo, che, se mi permetti, te lo traduco anche subito in preghiera semplice. Non lo so, quando ti svegli al mattino, mi permetti, o durante il giorno, non lo so, sei lì seduto o guidi o fa, non lo so, le tue cose, o alla sera, non dimenticare in quaresima, te lo dico per la preghiera, vieni Santo Spirito, non lo dimenticare, fratelli e sorelle, perché mi pare che vada a unirsi a questo obiettivo che ci poniamo, prendendolo da Luca, riempirsi di Spirito Santo. Apro e chiudo parentesi, scusami, ma quante volte nelle parrocchie, ma hai già sentito, quante volte dice, i ragazzi vengono al catechismo, poi fanno la cresima, tra l'altro espressione un po' così, vabbè, fanno la cresima e poi non li vedi più, si allontanano, non vengono più a messa. Ma questo anche mio nipote, ma quante volte l'hai sentito? Diavolo, fratelli e sorelle, che sa dove deve andare a privare l'uomo. E Dio, attenzione, il diavolo non fa quello che vuole, Dio permette al diavolo di tentare l'uomo perché l'uomo liberamente sappia andare a Dio, quindi con merito e con volontà. Attenzione, la tentazione è sempre permessa da Dio a seconda delle nostre forze, non oltre le nostre forze, per irrobustire l'uomo. Attenzione, fratelli e sorelle, il diavolo non fa quel che vuole. Qui Gesù, il diavolo, permette al diavolo di tentare. Gesù permette al diavolo di tentarlo e poi permette al diavolo di parlare, vedrai subito. È Gesù che gli permette queste azioni, ma per insegnare a noi, fondamentale, fratelli e sorelle. E il diavolo, se fa allontanare i ragazzi appena dopo aver ricevuto la cresima, quindi non sfruttando, non imparando a invocare lo Spirito Santo, ma sa benissimo, fratelli e sorelle, che se non siamo pieni di Spirito Santo
Non siamo guidati nel deserto. Tu mi dici, ma cosa significa guidati nel deserto? Capisco che il deserto è luogo di assenza di tante cose, quindi anche luogo dove rinunciamo alle cose. Però il deserto, attenzione, fratelli e sorelle, il deserto nella vita accade necessariamente, non per sempre, perché dura 40 giorni, quindi è a segmenti temporali, non è per sempre il deserto. Ma il deserto accade, fratelli e sorelle, tutte quelle volte che non sai che risposte darti. Deserto, fratelli e sorelle, può essere anche tempo di pandemia o un tempo di guerra. Può essere, anche in un tempo di guerra o di pandemia. Vai a vedere il Vangelo di Matteo. Signore, non vi terrorizzate. È necessario che accadano queste cose. Fratelli e sorelle, però per dire queste cose bisogna essere pieni di Spirito Santo, altrimenti non riesci a guidarti da solo, da sola. Quindi vai in confusione. Tendenzialmente, quando si va in confusione spiritualmente, aumenta la tristezza, la paura, e il rischio è che si spenga la fede, che l'amore si raffreddi. Se l'uomo non è guidato dallo Spirito, il rischio è che paura, tristezza, dubbi, anche di fede, raffreddino l'amore. Capisci l'obiettivo della Quaresima di quest'anno? Tentato dal diavolo, interessante. Gesù non lascia subito parlare, in quei 40 giorni non gli permette di parlare, ma attenzione, bellissimo Luca, non mangiò nulla in quei giorni. A fronte di ciò che il diavolo offre, l'unica risposta è no. Non voglio banalizzare, però ti ho detto, il diavolo inizia sempre dalle piccole cose. Non so se ti è mai capitato in Quaresima, fai delle piccole rinunce, no? Capitato, no? Dice, guarda, ho deciso di non mangiare cioccolato, cose dolci, oppure ho deciso di non bere neanche più quel mezzo bicchiere di vino che mi fa, perché voglio fare, oppure ho deciso di non prendere più il caffè perché ho fatto questa rinuncia. Non lo so, piccole rinunce. Subito, diavolo, non inizia dalle grandi cose, diavolo non porta subito morte, odio, paura, diavolo non porta subito guerra, odio, l'eliminare l'altro, non subito così. Non si può passare dal dire a una persona ti amo al momento dopo dire ti odio, ma è ovvio. Diavolo tenta iniziando le piccole cose. Hai fatto la rinuncia al cioccolato? Ti dice, ma dai. Fatto la rinuncia al caffè? Ma dai. Quel mezzo bicchiere, tanto così di vino? Ma dai. Diavolo inizia sempre da lì. Gesù grandissimo, bellissimo. Luca non mangiò nulla in quei giorni. Questa è la prima grande risposta essenziale alla prima tentazione del diavolo, che è quella del ma dai. Diavolo segue due grandi direttrici nella tentazione. La prima è sul proporre, dai, oppure, ma pensa per te, oppure, ma chi te lo fa fare? Questa è la prima grande direttrice della tentazione del diavolo. Infatti, quando lo lascia parlare, la prima cosa che lui emette dalla sua bocca è questa: se tu sei figlio di Dio. E qui introduce la seconda grande direttrice, cioè il dire ma Dio ti vuol bene veramente? Ma esiste Dio? Guarda cosa accade nel mondo. Ma è buono Dio?
Ma ci tiene a te Dio? Tu che lo preghi, ma ti vuol bene? Attenzione, fratelli e sorelle, questa è la seconda, se tu sei figlio di Dio, che la riprenderà nella terza, anzi meglio nella quarta, perché la prima, ti ho detto, è già questa: tentato dal diavolo 40 giorni in silenzio, dai, dai. Nella quarta gli dirà questo, interessante: se tu sei figlio di Dio, gettati giù dal pinnacolo del tempio, perché se tuo padre ti ama come tu credi. Fratelli e sorelle, riflettiamolo, perché è interessante, eh? Tu sai che, conosciuto il nemico, beh, ci sono le chiare risposte. Con questa grande serenità, il diavolo non può né più concepire né più conoscere pensieri buoni. Questo è bellissimo. Se tu vuoi, te lo do come lettura, se vuoi spirituale, credo fondamentale, prendi una grandissima santa, Giovanni Paolo II la indicò come copatrona d'Europa insieme a Caterina da Siena e a Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, Santa Brigida di Svezia. Se vuoi una lettura spirituale, puoi prenderlo, ecco, per la Quaresima. Santa Brigida di Svezia, il libro delle rivelazioni, prova a vedere, grandissima donna, dove la Madonna, Signore stesso, a questa sposa di Dio, sposa di Gesù, insomma, rivelano alcune cose. Questo è un bellissimo passaggio, vai a vedere il libro sesto, capitolo 39, dove la Madonna darà questa grande, grande indicazione che è molto bella per noi. Il diavolo, dato che è angelo decaduto, non può più concepire nessun pensiero buono e non può conoscere i pensieri buoni che facciamo noi. Molto interessante. Diavolo può solo tentare vedendo le azioni esterne, cioè quando vede che noi facciamo un digiuno, dire: ma dai, ma pensa per te, ma chi te lo fa fare? Oppure in momenti di deserto, di pandemia, di guerra, difficili, difficili, il dire: ma Dio dov'è? Ma è buono, come tu dici, o non c'è? Interessante, fratelli e sorelle. Tienilo, Luca chiude così. Dopo aver esaurito ogni tentazione, qualsiasi specie di tentazione, ecco perché è fondamentale questa pagina della Chiesa tutti gli anni, la prima domenica di Quaresima si ferma qui, perché qui c'è ogni specie di tentazione e quindi tu cresci nella vita spirituale. Si allontanò da lui, interessante, per tornare al momento fissato. Il momento fissato in Luca, vai a vedere, capitolo 22, siamo giovedì santo sera, capitolo 22, versetto 31, e Gesù che parla, era nell'orto degli ulivi, al Getsemani, con i discepoli. Simone, Simone, sta parlando a Pietro, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano. Bellissimo, guarda, Dio permette la tentazione per farci diventare grano puro, cioè persone che sfamano altri. Ma io ho pregato per te, bellissimo, perché quando ti sarai ravveduto, confermi i tuoi fratelli. Ecco, fratelli e sorelle, quello è poi il momento fissato. Diavolo ci cerca per vagliarci come il grano, soprattutto nei momenti dove c'è dolore, confusione, dove ci sono tanti perché, perché il maestro viene arrestato, perché il maestro viene ucciso. Lì il diavolo cerca, e sono i momenti di deserto, dei perché. Fratelli e sorelle, grande gioia, perché il Signore prega per noi.
si fa nostro maestro spirituale lasciandosi tentare, bellissimo, quindi nessuna paura, e ci affidiamo alla Madonna, lei che è mamma e quindi potente nel nostro cammino spirituale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di noi, su tutta l'umanità, e doni pace. Buona domenica. Fratelli e sorelle, allora prima settimana di Quaresima, mercoledì sera, 9 marzo, ci troviamo alle ore 21, oratorio di Valfenera, è il secondo incontro per i catechisti di tutta la Vicaria del Pianalto. Sabato e domenica prossimi, seconda domenica di Quaresima, su indicazione e desiderio del Vescovo, raccoglieremo fondi a favore di Caritas italiana, la quale devolverà Caritas ucraina per la situazione di guerra in corso. Buona domenica a tutti! Perché saranno chiamati figli.